Allora, sono a Marsiglia, quello che vi ho appena fatto vedere è un saponificio, perché sono famose il famoso sapone di Marsiglia, no? Sono andata a vedere un saponificio molto molto antico, uno dei più autentici, e praticamente avevano macchinari anche vecchi di centinaia di anni, anche saponi molto antichi. Ci ha spiegato tutta la storia del sapone di Marsiglia. Io ho qua il mio bottino che adesso vi faccio vedere, e volevo spiegarvi una cosa importante, che non essendoci un vero e proprio marchio, il marchio non è d'origine protetta, per cui quello che voi magari tante volte prendete come non è registrato, quindi quello che voi tante volte prendete come sapone di Marsiglia in realtà potrebbe essere importato dalla Cina, e la differenza è che loro usano sostanze specifiche controllate come l'olio d'oliva, la soda caustica, essenze in base anche alla profumazione, eccetera, no? In base a quello che vogliono ottenere. E invece quello cinese potrebbe avere grasso d'animale e altre cose, insomma, di dubbia provenienza. E l'autentico sapone di Marsiglia si può usare per capelli, denti, vestiti, corpo, per tutto quanto, quello dell'olio d'oliva, con l'olio d'oliva soprattutto per il corpo, mentre invece c'è quello con l'olio di palma, che hanno provato diversi oli, hanno capito che è quello più sgrassante, che va usato soprattutto per i vestiti e quant'altro. Vi faccio vedere il mio bottino e vi spiego perché vi ho detto questa cosa. Ho preso, questa qua è una marca famosa, si trova anche in Italia, e qua c'è, oddio, non so se lo state vedendo, vabbè, facciamo così. Queste sono le saponette, questo per esempio è l'olio di palma sgrassante, questo qua va bene per il corpo. E perché ve lo dico? Perché è importantissimo avere una saponetta propria quando si viaggia così in modo un po' wild. Detto da una che non l'ha portata per tutta questa vacanza, scroccato sapone. Da una persona a caso. Quindi adesso ho fatto la scorta. È importantissimo, portatevi una saponetta, vi dura una vita, vi lava corpo, capelli, denti, i vestiti, e quindi non si può proprio farne a meno. Adesso vado, la gente mi guarda strano, ma sono abituata. Adesso andiamo al quartiere arabo, ci sono le pantegane morte per terra, e comunque devo andare a fare un po' di spese di spezie e magari vi faccio vedere il bottino alla fine. Calzini lavati. Me non ancora. Smettila di fare la blogger. Questo è un quartiere di Marsiglia che si chiama Le Panier. Praticamente sono tutte viuzze, meno turistiche,
dove stanno gli artisti, quindi si trovano un sacco di botteghe artigianali, gente che mi sorride perché mi sto riprendendo in video, e graffiti, è bello, molto artistico, molto vivo e molto inquietante a tratti. Stand by me.